RTM News. Bentrovate all'edizione locale di RTM Giornale. Si è insediato a Palazzo Jaco il nuovo componente della commissione straordinaria del Comune di Vittoria, il viceprefetto Giovanna Termini, vicario del prefetto di Agrigento. Dopo i saluti in prefettura a Ragusa, il nuovo commissario si è spostato a Vittoria, dove ha partecipato all'incontro con gli studenti dell'Istituto Comprensivo San Biagio, che sono stati selezionati dal MIUR per prendere parte a Palermo alla cerimonia nell'aula bunker del Luciardone, in ricordo dei caduti delle stragi di Via Capace e di Via D'Amelio. Cerimonia a cui ha partecipato anche il prefetto Filippo Di Spenza, che ha visitato il giardino della memoria di Capaci. Beni per 25 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania a Rosario d'Agosta, 66 anni, indicato come esponente vicino alla Stidda prima e contiguo a Cosa Nostra, poi ritenuto il monopolista nel vittorese fin dagli anni 90 della gestione della commercializzazione e installazione degli apparecchi da gioco truccati. Il provvedimento è stato emesso dalla Tribunale di Catania su richiesta della Procura Distrettuale Etnea, riguarda 58 unità immobiliari, compresa una villetta sul mare a Scoglitti, 3 appartamenti e 3 garage in provincia di Varese e ben 4 autovetture. Inoltre il Tribunale di Catania, con sentenza del novembre 2016, lo ha condannato a 6 mesi di reclusione per minaccia aggravata dal metodo mafioso per avere nel 2014 minacciato un collaboratore di giustizia. È stato ritrovato nel corso delle ricerche condotte dalla Compagnia Carabinieri di Ragusa il cadavere di Likai Dorian, il trentenne albanese, così come aveva preannunciato i parenti, si è tolto la vita impiccandosi all'interno di un capannone in costruzione nelle campagne di Marina di Ragusa, in località Maulli, a circa un chilometro dalla sua abitazione. Accanto al cadavere la sua bicicletta, nelle tasche i suoi effetti personali, tra cui il cellulare ormai con la batteria scarica. La salma in avanzato stato di decomposizione, dopo l'ispezione cadaverica che ha confermato l'ipotesi suicidari, è stata immediatamente rilasciata ai familiari. Importante confronto al comune di Ispica tra amministrazione comunale e imprese artigiani locali, vittime nei giorni scorsi di importanti scassi ai mezzi di lavoro, con furti alle attrezzature. Mostrata grande vicinanza a tutti gli artigiani che nei giorni scorsi hanno subito ingenti danni a causa di furti alle attrezzature che hanno compromesso la loro attività lavorativa, assicurando nel contempo massimo impegno nella risoluzione delle indagini, al fine di assicurare presto i malfattori alla giustizia. Amministrazione, Forze dell'Ordine e CNA hanno convenuto sull'urgenza di installare delle telecamere di videosorveglianza nelle zone nord e sud della città, così che ogni mezzo in entrata ed uscita possa essere identificato. Il sindaco di Modica, Ignazio Abate, e l'assessore ai lavori pubblici, Giorgio Linguanti, hanno effettuato un sopralluogo presso il campetto di calcio di Treppiedi Nord, insieme al responsabile del consorzio artigiano edile, società cooperativa Caggia, che effettua i lavori del contratto di quartiere. La struttura sportiva sarà aperta ufficialmente a metà giugno e consegnata all'intero quartiere che la richiede da tempo. I due rappresentanti dell'amministrazione comunale hanno anche fatto un sopralluogo nelle zone limitrofe, dove si stanno completando gli ultimi lavori di riqualificazione di Treppiedi Nord. Con la deposizione di una corona di alloro al ceppo rievocativo in piazza Corrado Rizzone, Modica ha ricordato con una sobria cerimonia l'attentato in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, nel 27° anniversario nella strage di Capaci. Dopo l'esecuzione nel silenzio di ordinanza, eseguito dal quartetto dei fiati del liceo musicale di Modica, il sindaco Ignazio Abate ha deposto la corona d'alloro con accanto i bambini dell'infanzia e della primaria dell'Istituto Comprensivo Santa Marta Ciaceri. Per il momento è tutto, a risentirci alle prossime edizioni. RTM News.